Ciao! Allora, benvenute nel video dei top del mese di marzo 2018. Allora, il primo top per questo mese è questa crema della Bottega Verde. È una crema mani e avevo la mini taglia da 20 ml. Allora, crema mani con estratto di uva rossa e zuccheri d'uva, idratante ed emolliente. Allora, il profumo dell'uva rossa è fantastico. Infatti è profumatissima e mi piace un sacco. È una crema mani comunque sia che ha una texture bella leggera, quindi basta poco prodotto, si massaggia ed è già assorbita. Trovo che vada bene per il giorno da applicare più volte durante la giornata o perché no, dato che è una mini taglia anche da mettere in borsetta, perché ha un potere idratante comunque medio-basso. Quindi va bene durante il giorno, ma per la sera, se vogliamo un bel potere nutriente, una crema ricca, ce ne vuole un altro tipo di crema. Oltretutto, ho segnato il prezzo che per la confezione grande, che è 75 ml, costa 11,99 euro. E secondo me è un prezzo un po' elevato per una crema comunque mani, da prendere assolutamente e solamente con lo sconto. Comunque mi è piaciuta per il giorno, perché no? Secondo top per questo mese, e questo è un super top, è questo balsamo labbra della COP Vivi Verde. Questo è il balsamo idratante labbra, idratante protettivo, questo qui. Allora, premessa, sono alla ricerca di un balsamo labbra valido, perché sapete che io amo quelli del Rocher, però credo che costino un po' troppo, quindi per un balsamo labbra io voglio spendere al massimo 1,50 euro. Questo è un 4,8 grammi e costa 1,49 euro. Perfetto, quindi ci siamo. Allora, cosa dire? Intanto che l'ho provato per caso perché l'ho visto, ho detto: senti, voglio un balsamo labbra, proviamolo. È fantastico. Io non so perché non l'ho mai preso fino adesso. Allora, l'ho completamente, ma completamente finito. Perfetto per l'inverno perché anche se abbiamo le labbra ad esempio screpolate, questo le va a riparare immediatamente. Non appiccica, non è lucido, ma lascia le labbra morbidissime, la cosa fantastica. Io lo applico di giorno o di sera. Di sera è stato un pochino più abbondante, alla mattina ce hai le labbra belle morbide e senti che comunque c'è ancora un pochino di balsamo, quindi davvero fantastico. Ho già detto che per l'inverno, comunque sia, con il freddo, con il vento, magari stai fuori tutto il giorno, è ottimo. Quindi sicuramente valido anche se per l'estate, quindi con il sole, se sono screpolate dal caldo. E assolutamente lo ricompro perché mi è strapiaciuto. Ultimo top per questo mese è queste tisane della Pompadour. Frutti misti con solo vera frutta, dice di essere 100% naturale ed effettivamente c'è solo la frutta, quindi non contiene quegli aromi o quelle spezie che a me piacciono tantissimo, ma che comunque vanno a gusti. Questa è solo frutta. Allora, l'ho trovata da Tigotà, sono 20 bustine e il prezzo è di 2,25 euro a prezzo pieno. Trovando gli ingredienti, dice che contiene frutta al 54% di mele, scorza d'arancia, rosa canina, scorza di limone, fragole, mirtilli neri, more, bacche di sambuco, ibisco, foglie di mora dolci. Basta. Quindi davvero è solamente frutta. Trovo che comunque vada bene durante la giornata o la sera perché non contiene teina e quindi è perfetta in qualunque momento della giornata. Ha un profumo molto buono. A me piacciono quelle più speziate, quindi questa per me è un po' delicata, ma comunque sia valida perché sia il profumo che il gusto sanno di frutta. Quindi assolutamente perché no, è buona. E 7 sicuramente gli avevo dato. Adesso devo dare le valutazioni, comunque piaciuta. E in inverno le tisane fanno per me. Allora, questi erano tutti i top del mese di marzo. Fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti e come vi siete trovate.
Come sempre, io spero di esservi stata utile. E se vi è piaciuto il video, mettetemi un like e iscrivetevi al canale, così non perderete le prossime recensioni beauty. E mi raccomando anche di cliccare sulla campanella lì, così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video. Alla prossima, ciao!